Ritrovarsi di nuovo, dopo essersi visti due volte. Ritrovarsi di nuovo in finale, due anni dopo. Ritrovarsi solo per vedere l'effetto che fa una dea tricolore. E allora, citando Vecchioni, luce a Cesena. Dall'Orogel Stadium di Romanuzzi è la finale scudetto allievi nazionali A e B e Inter-Atalanta. Il cielo oggi è tutto nero-azzurro. Sul suo praticamente sito internet, Inter Channel, potrebbe essere la rivincita da parte della formazione nero-azzurra, che prova adesso proprio con Pinamonti, va a recuperare il pallone sulla tre quarti. Tenta la conclusione, la parata da parte di Taliento in calcio d'angolo, primo spiro nero-azzurro. Merola che allora controlla il pallone. E Bastoni che è su di lui, si gira ancora lo stesso numero 11, prova a metterla a centro verso Pinamonti, tenta la conclusione, palla alta, Inter pericolosissima. Colpo di destra da parte di Puzzolu per Pinamonti, che prova ad andare lui in verticale, c'è Merola sul filo del fuorigioco, prova ad entrare di rigore, mette ancora via Pinamonti, il destro, palla fuori, Inter vicino al vantaggio. Ancora Russo, allora prova ad andare in dribbling, prova a mettere il pallone al centro per lo stesso Puzzolu, che tenta la conclusione, sporcata, poteva essere un'occasione colossale per l'Inter. Va alla battuta Pinamonti, direttamente brividi Allamo, vicino dentro l'area di rigore c'è Rinaldi e Latte, ancora Allamo prova a metterla indietro, ottima la conclusione con Mangano, che è costretto ad intervenire. Atalanta molto molto pericolosa in questo caso. Va Melegoni alla battuta con il destro, palla di poco fuori. Ancora palla all'interno dell'area di rigore, va Noisden, prova a controllare di testa, il pallone sta lì per Celeghin che prova a girarlo. Ancora Puzzolu tenta la conclusione, il pallone resta lì. Ponti che lo controlla forse male con il sinistro, ancora il pallone in verticale verso Merola che può provare a girarsi, ci riesce Merola! Merola! Inter 1, Atalanta 0! Che giocata di Merola! Era l'uomo più atteso dopo aver regalato la semifinale contro la Roma. Sblocca anche questa finale, una giocata pazzesca di Merola, sombrero a Taliento e Inter in vantaggio. Guardia e dà il pallone in verticale verso lo stesso Merola che prova adesso a rubare il tempo, ci riesce Merola, supera l'Ari, ancora Merola, uno contro uno con il portiere, il sinistro di Merola, smorzato, Taliento è lì, ancora Merola prova a girarsi, ancora Taliento mette il pallone in calcio d'angolo, ma quando si muove quel folletto lì crea sempre pericolo. Va Bastoni con il sinistro, balla deviata, Mangano mette il pallone direttamente in corner, non rischiando. Atalanta pericolosa, manca davvero poco, 40 sul mio cronometro. Va ancora Melegoni, palla all'interno dell'area di rigore, mette direttamente il colpo di testa, il gol, il pareggio, proprio lui, Bastoni, 1-1. L'Atalanta non muore mai, ancora Bastoni dopo il gol alla Juventus, la testata vincente per portare la finale contro l'Inter ai supplementari. Barriera 3 messa da Mangano. Va Melegoni, il tiro! Spera la traversa, palla fuori, Atalanta pericolosa. Merola si rinnova il duello con Bastoni, il controllo di destro vicino a lui, arriva Puzzolu. Merola prova a darla al centro per Pinamonti, che stava andando di testa. Che occasione che poteva essere. Va con il destro Melegoni! E il gol! Resta lì! Mangano, 2-1 per l'Atalanta! Che giocata di Melegoni! Ha scioccato tutti Melegoni con questo calcio di punizione, non se l'aspettava Mangano, che infatti pensava ad un cross, in realtà Melegoni ha trovato e indovinato il gol sotto la traversa. L'Atalanta in vantaggio con Melegoni. Recupera l'Atalanta che riparte con lo stesso Ciabo, parla da quest'altra parte per Elia, chiude il 2 contro 1, c'è Capone, ancora Elia in 1 contro 1, tenta la conclusione, Mangano arriva nel pallone lì, ancora Elia, palla alta, si è sprecato il 3-1 in una maniera incredibile. Lì all'interno dell'area di rigore, ancora verso Sala che tiene il pallone ancora lì, Sala il tiro, Taliento la tiene lì, finisce qui, l'Atalanta è campione d'Italia, allievi nazionali AIB 2015-2016, 2-1 il risultato contro l'Inter, c'è una dea che arriva sul tetto d'Italia. Era dal 2005 che il tricolore non arrivava dalle parti di Bergamo. Può esultare l'Atalanta che ha dato vita a una finale con l'Inter, una finale emozionante, bellissima. La costante è stata ancora una volta il carattere, la determinazione degli uomini di Brambilla che non hanno mai mollato.